Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è stato un attacco terroristico in Belgio, a Bruxelles, con 3 morti causati da un, apparentemente, quello che sembra un integralista islamico. Lei ha ricordato l'attacco terroristico di qualche minuto fa a Bruxelles, ma allora dobbiamo anche ricordare il bambino di origini palestinesi che è stato ammazzato a Chicago da un americano. Dobbiamo sforzarci di ottenere giustizia per chiunque e di capire le ragioni per cui questi attacchi criminali avvengono. Questo è il momento di issare la bandiera della pace e della giustizia. Perché per lei è così importante la causa palestinese? La situazione del popolo palestinese non ha mai avuto sui media lo stesso eco di quella israeliana. L'ONU e le organizzazioni internazionali devono appurare cosa sta accadendo. Abbiamo sentito dei massacri, si è detto che si è usato il fosforo bianco. Io dico che gli ostaggi israeliani devono essere liberati subito, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare alle famiglie palestinesi che hanno perso le loro case, i propri cari e che vivono in condizioni di povertà estrema. Per farlo abbiamo bisogno di una soluzione politica a ogni costo. Volevo chiederle questo, se riscriverebbe quel tweet in cui ha definito Netanyahu un killer. Guardi, io ho sempre condannato il governo di Netanyahu per la violenza che usa. È un governo che ha perseguito l'apartheid ed è responsabile della repressione che in questi anni si è verificata in Palestina. Io sono contro la violenza. Tutti i civili che non fanno parte dell'esercito, da entrambe le parti, hanno il diritto, il pieno diritto di vivere una vita in pace. Quindi io condanno ogni organizzazione e ogni gruppo che ammazza i civili. Hamas è un'organizzazione terroristica o è resistenza? Senta, negli ultimi giorni avete paragonato tutti i palestinesi ad Hamas. Non è così. Non tutti i cittadini di Gaza fanno parte di Hamas e Hamas non si può identificare con l'intero popolo palestinese. Questa sovrapposizione che fate è falsa. A Gaza ci sono cristiani, ci sono le chiese. Se volete parlare di Hamas, allora dovete considerare il contesto. Ogni organizzazione che ha un background religioso e usa la violenza per ammazzare qualcuno va condannata. Hamas compresa? Ripeto, ogni partito, ogni organizzazione. Perché mi volete spingere a dire quello che volete voi? Credo di essere stato abbastanza chiaro.